Ciao bambini, oggi voglio raccontarvi una storia che si intitola L'elefante e la formica. Una volta, in una foresta, viveva un elefante. Era molto fiero delle sue dimensioni e creava sempre problemi a tutti. Si prendeva sempre in giro di tutti. Un giorno, mentre camminava nella foresta, vide un pappagallo seduto su un albero. Ah ah ah, ehi tu, che stai facendo lì? Non vedi che sto passando? Sono l'animale più potente della foresta. Dai, inchinati a me. Cosa? Perché dovrei inchinarmi a te? Cosa? Non sai con chi stai parlando. So io come insegnarti a rispettarmi. Ha ha ha. Il pappagallo non si inchinò all'elefante, che, arrabbiato, prese l'albero e cominciò a scuoterlo. Il pappagallo, non potendosi più sedere su quell'albero, volò via. Ha ha ha! Vai, vai, vola via! Ora lo sai di cosa sono capace. Siete tutti così deboli rispetto a me. Ha ha! Ero orgoglioso. Elefante camminò via. L'elefante, come ogni giorno, andò a bere al fiume. Proprio accanto al fiume viveva una formica in una piccola colonia di formiche. Ogni giorno la formica raccoglieva il cibo e ogni giorno l'elefante la infastidiva. Quel giorno non andò diversamente. Mentre l'elefante beveva, vide la formica. Ehi tu, piccola formica, dove porti il cibo? Devo portarlo a casa mia. Comincerà a piovere presto. Devo essere pronta a raccogliere un sacco di cibo. Ah ah ah, capisco. L'elefante raccolse con la sua proboscide dell'acqua e la spruzzò sopra tutto il cibo. Rovinò il cibo raccolto dalla formica, che ora era completamente bagnata. Ah ah ah! Ridi, ridi quanto vuoi, elefante. Ti insegnerò io ben presto una lezione. Sono terrorizzato. Una formica vuole darmi una lezione. Scappa, oppure potrei schiacciarti sotto i miei piedi. Torna alla tua piccola casa. La formica, molto arrabbiata, tornò nella sua casa e giurò che gli avrebbe presto insegnato una grande lezione. Dovrò fare qualcosa a questo elefante. Non può continuare a maltrattare tutto e tutti così. Allora, il giorno seguente, mentre la formica usciva ancora a raccogliere il cibo, vide l'elefante che stava dormendo. Improvvisamente pensò ad un piano. Andò a chiamare le sue amiche formiche che insieme a lei iniziarono ad infastidire l'elefante.
entrarono dentro la sua proboscide e una volta dentro cominciarono a morderlo. Continuarono a mordere l'elefante finché questo non si svegliò e iniziò ad urlare per il dolore. «Oi, la mia proboscide! Mi fa così male! Chi c'è dentro? Esci, esci da lì! Oi, qualcuno per favore mi aiuti!» Le formiche sentirono le urla dell'elefante ed uscirono dalla proboscide. L'elefante rimase scioccato nel vedere le formiche. Era così spaventato dall'idea che le formiche lo avrebbero morso di nuovo, che molto triste, iniziò a scusarsi. «Per favore, perdonatemi, non vi maltratterò mai più!» L'elefante capì il suo errore e se ne andò via. «Non maltratterò mai più nessuno da quel giorno in poi!» La formica disse all'elefante: «Ora capisci? Grandi o piccoli, siamo tutti capaci a modo nostro. Non essere orgoglioso delle tue capacità. Usale per aiutare gli altri.» Ecco finita la storia, bimbi. Vi è piaciuta? Questa storia ci racconta due cose molto importanti. Secondo voi, come si è comportato l'elefante nei confronti delle formiche, ma anche del pappagallo? Si è comportato bene? Direi proprio di no. E cosa ci insegna allora questa storia? Che tutti noi abbiamo le nostre capacità e non dobbiamo mai dimenticare che una persona, anche se piccola come una formica, sa fare cose che un elefante così grande non può fare. E in più ci insegna anche un'altra cosa, che l'unione fa la forza. E cosa significa? Che la formica, insieme alle sue amiche formiche, sono riuscite a sconfiggere l'enorme elefante. E quindi ci insegna che se abbiamo un problema grosso che ci sembra grande come un elefante, se ci mettiamo insieme e ci aiutiamo a vicenda, un problema che ci sembra così grande sembrerà molto più semplice e più piccolo da risolvere.